sfidando tutti in qualche modo per riuscire ad arrivare più là. Manca poco al traguardo, manca un ultimo sforzo, poi domani chissà, chissà. E intanto gira e va, intanto gira, 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 e chi ci fermerà? Gentili telespettatori e appassionati di ciclismo, buonasera da Vaiano per la partenza del quarto Memorial Rinaldo Beccherini, gara riservata alle categorie amatoriali e valida come quarta tappa del nono giro della provincia di Prato. E questa una challenge che raggruppa tutte le più importanti manifestazioni a livello WISP nella provincia di Prato. E questa la penultima tappa di questa importante challenge che quest'anno è arrivata alla nona edizione. Da allora questa bella prova, il quarto Memorial Riccardo Beccherini, è organizzata dall'ASD Cicli Santoni in collaborazione con la Like Bike e ovviamente Cicli Santoni, e ha visto al via numerosi partecipanti provenienti da tutta la regione toscana. Si divideranno in due partenze. La prima partenza che seguiremo e alla quale si riferiscono le immagini è quella delle categorie A1 e A2, dopodiché la partenza delle categorie A3, A4, A5, A6 e le categorie femminili. Partenza in questo momento per gli atleti delle categorie A1 e A2, in programma un circuito di 4 km e 100 metri che dovrà essere ripetuto 14 volte per un totale di 57 km e 400 metri, un circuito che si sviluppa nell'abitato di Vaiano, un circuito non particolarmente impegnativo, che non presenta particolare asperità, ma che ha sicuramente nel carattere nervoso di questo circuito ricco di sali scendi, di curve contro curve, la sua caratteristica principale. Allora lasciamo sfilare gli atleti delle categorie A1 A2 che hanno preso il via in questo momento, in programma 57 km e 400 metri, un bel percorso questo. Infatti gli atleti passeranno numerose volte sotto lo striscione di arrivo e sarà anche un bello spettacolo per i numerosi sportivi che sono presenti quest'oggi a Vaiano per assistere a questa bella manifestazione organizzata dall'ASD Cicli Santoni, denominato il quarto Memorial Riccardo Beccherini, e questa prova valida anche come quarta tappa del nono giro della provincia di Prato. Siamo passati, ormai siamo nel secondo giro di corsa, gruppo particolarmente allungato a testimonianza del carattere nervoso di questo circuito. In testa lo vediamo con il dorsale numero 85, Salvatore Talia dell'Obaldo Bike, adesso viene rilevato dal dorsale numero 40, vediamo proprio in questo momento Salvatore Talia, è uno dei grandi protagonisti del nono giro della provincia di Prato, già numerose vittorie per lui quest'anno. Ed allora siamo nel corso del secondo giro, adesso passiamo in questo momento con le immagini, quinto giro di gara, c'è un allungo, dorsale numero 28, Federico Malchini del gruppo sportivo Baglini Centro Chimica. Questo atleta ha un vantaggio risicato nei confronti del gruppo che lo sta inseguendo, ma siamo praticamente nelle fasi iniziali di questa manifestazione, siamo a circa un terzo di gara per quanto riguarda le categorie A1 e A2. Ed allora, mentre con le immagini stiamo seguendo l'azione di Federico Malchini, vado a ricordarvi che questa manifestazione, il quarto Memorial Riccardo Beccherini, è organizzata dall'ASD Cicli Santoni in collaborazione con la Like Bike e Cicli Santoni, con il contributo della Comune e della Provincia di Prato, il Comune di Vaiano e la Provincia di Prato. È questa la quarta tappa del nono giro della Provincia di Prato, una bella challenge organizzata dalla WISP che raggruppa tutte le più importanti manifestazioni della provincia di Prato. E questo è il gruppo, l'abbiamo visto inseguire il fuggitivo solitario Federico Malchini con un ritardo che possiamo quantificare nell'ordine dei 10 secondi, infatti dalle immagini abbiamo visto un ritardo del plotone di circa 150 metri. Allora lasciamo sfilare tutto il gruppo che sta inseguendo il fuggitivo solitario, siamo nel corso del quinto giro di gara. Ed allora, mentre lasciamo sfilare tutto il plotone ancora particolarmente numeroso, vediamo proprio questi continui saliscendi che caratterizzano il circuito ricavato all'interno del centro di Vaiano, una località nella provincia di Prato. Siamo passati con le immagini nel corso del settimo giro di gara, gruppo che è tornato compatto, lo vediamo in questo momento dalla postazione fissa, lasciamo sfilare tutto il plotone che è quindi tornato compatto. È stato raggiunto Federico Malchini, che aveva animato nelle giri precedenti la prova, questo quarto Memorial Riccardo Beccherini, gruppo che quindi torna compatto quando ci avviciniamo ormai a metà gara. E siamo passati con le immagini al nono giro, mancano quindi 5 giri alla conclusione, c'è un attacco, si tratta del dorsale numero 90 di gara, Leonardo
Gonfiantini, insieme a lui dorsale numero 83 Laerte Nannini, con loro dorsale numero 11 Luca Bassi, il 37 Daniele Pretini ed il 93 Mirlo Lotti. Questi atleti hanno un vantaggio quantificabile nell'ordine dei 20 secondi nei confronti del gruppo. Ed allora in testa al gruppo, al gruppetto, vediamo adesso c'è un tentativo e cerchiamo di raggiungere, vediamo, non scorgiamo il dorsale che è posto sull'altra parte della maglietta, ma questo atleta ha un vantaggio veramente risicato e viene raggiunto in questo momento dai compagni di fuga, che quindi vanno a ricomporre il drappello al comando. 5 uomini al comando, gruppo segnalato con 20 secondi di ritardo. Vediamo in questo momento dorsale numero 37 di gara, Daniele Pretini, che va al comando di questo drappello, che sta guidando il quarto Memorial Riccardo Beccherini, valido come quarta tappa del nono giro della provincia di Prato. Vi ricordo che queste sono le categorie A1 e A2. Adesso il gruppo segnalato con 20 secondi di ritardo in testa al plotone, lo vediamo in questo momento con il dorsale numero 20 Francesco Checchi, sta imprimendo il ritmo per cercare di raggiungere i 5 atleti al comando, che a questo punto, quando ci avviciniamo ad entrare nell'ultimo terzo di gara, costituiscono sicuramente un'azione particolarmente importante per questo quarto Memorial Riccardo Beccherini, e dal gruppo non si vogliono far sfuggire questa possibilità di raggiungerli, in quanto ormai ci avviciniamo alle fasi conclusive di questa prima partenza del quarto Memorial Riccardo Beccherini, riservata alle categorie A1 e A2. 4 giri al termine, ripresi i 5 uomini che avevamo visto al comando in precedenza. C'è un atleta tutto solo al comando, con il dorsale numero 21 è Emanuele Guidi della Baldo Bike, che sta conducendo questa prova. Il quarto Memorial Riccardo Beccherini tutto solo al comando, l'atleta in casacca Baldo Bike sta a un vantaggio circa 15 secondi nei confronti del gruppo, e con queste immagini possiamo proprio vedere il circuito all'interno del centro storico di Vaiano. Tranno molto passaggio sotto l'arrivo, dove verrà esposto il cartello 4 giri al termine. Ed allora passiamo in questo momento 4 giri alla conclusione del quarto Memorial Riccardo Beccherini. Per quanto riguarda le categorie A1 e A2, lasciamo sfilare il fuggitivo solitario al comando, aspettiamo il gruppo che insegue, come ho detto, con 15 secondi di ritardo nei confronti di Emanuele Guidi, che sta guidando questa bella prova riservata alle categorie A1 e A2 del quarto Memorial Riccardo Beccherini. Vi ricordo che questa prova è organizzata dalla SD Cicli Santoni, che si avvale del contributo dello staff della Moto Guzzi per quanto riguarda la sicurezza dei corridori e alle competenze della giuria, con il presidente Giampaolo Mancini ed i componenti Catiuscia Fanton, Renato Righini, Paolo Liberati, Bruno Sgai ed il giudice d'arrivo Graziano Bartoletti. Queste immagini si riferiscono al plotone che sta inseguendo il fuggitivo solitario del comando Emanuele Guidi. Siamo ormai nel corso del quart'ultimo giro di questa bella prova, che è valida come quarto Memorial Riccardo Beccherini, nono giro della provincia di Prato. È questa la quarta tappa di questa bella challenge organizzata dalla WISP di Prato. Per quanto riguarda il settore ciclismo della WISP, lasciamo sfilare il gruppo ancora particolarmente numeroso, non c'è stata la selezione attesa, un corridore solo al comando, ma il gruppo dietro è particolarmente numeroso, quindi in caso di ricongiungimento assisteremo verosimilmente ad una volata, anche perché il vantaggio di Emanuele Guidi è nell'ordine dei 15 secondi. E come vi avevo preannunciato, siamo passati al cartello che indica 3 giri al termine. Il gruppo è tornato compatto, quindi ultimi 3 giri, ultimi 12 km di corsa, con un gruppo che si avvia compatto verso la conclusione del quarto Memorial Riccardo Beccherini per quanto riguarda le categorie A1, A2 e di questa prima partenza del quarto Memorial Riccardo Beccherini. Siamo passati adesso con le immagini in vista del suono della campana, attacco a 6 nelle fasi finali di gara, dorsale numero 106 per Maurizio Di Riccio, dorsale numero 114 per Giulio Bottari, con il 19 Marco Poccianti, con il 91 Andrea Nesti, con il 118 Stefano Del Pia e con il 38 abbiamo Francesco Banci. Siamo ormai in vista del suono della campana che indicherà ultimo giro, ultimi 4 km e 100 metri per questo quarto Memorial Riccardo Beccherini per quanto riguarda le categorie A1 e A2. Ed allora ormai ci avviamo alle fasi conclusive, gruppo che è segnalato con un ritardo nell'ordine dei 10 secondi, quindi ancora tutto è possibile in questa bella prova organizzata dalla SD Cicli Santoni, che costituisce la penultima tappa
del nono giro della provincia di Prato. Questi sei atleti sono al comando, ormai per loro ultimi chilometri. Siamo nel centro di Vaiano, tra non molto, come ho già detto, ci sarà il suono della campana per questi sei atleti. Vado a ricordarvi i loro nomi: con il dorsale numero 114 Giulio Bottari, con il 106 Maurizio Di Riccio, con il 19 Marco Poccianti, con il 91 Andrea Nesti, con il 118 Stefano Del Pia e con il 38 Francesco Banci. Siamo sotto lo striscione d'arrivo, suona in questo momento la campana, ultimo giro per questi sei atleti. Adesso andremo a vedere il vantaggio che hanno nei confronti del plotone, che sta inseguendo con un ritardo di circa 10 secondi, gruppo particolarmente allungato in queste fasi finali di corsa. Stanno cercando i corridori del plotone di raggiungere i sei uomini al comando e quindi ormai ci avviamo all'epilogo di questa prima prova del quarto Memorial Riccardo Beccherini, quella riservata alle categorie A1 ed A2. Ed allora, nel caso in cui non vengano raggiunti i sei atleti al comando, assisteremo ad un arrivo a 6, ma ci viene segnalato in questo momento che nel corso dell'ultimo giro il gruppo si è ricompattato, quindi sarà una volata di gruppo. E vediamo in questo momento c'è un atleta che va a vincere, ed è Marco Poccianti del gruppo sportivo Poccianti, davanti ad Andrea Nesti dell'Agliana Ciclismo. In terza posizione Federico Marchini, quarto è Francesco Trinci, quinto Laerte Nannini. Per quanto riguarda le classifiche di categoria, abbiamo, vi ricordo che questa prova era valida per le categorie A1 ed A2. Nella categoria A1, successo di Marco Poccianti davanti a Federico Marchini e Trinci Francesco. Nella categoria A2 la vittoria è andata ad Andrea Nesti davanti a Walter Mori e a Salvatore Talia. Per quanto riguarda le classifiche del nono giro della provincia di Prato, ormai ad una tappa dal termine, queste sono le maglie che verranno indossate proprio nell'ultima tappa. Maglia di leader per quanto riguarda la categoria A1 a Marco Poccianti del gruppo sportivo Poccianti davanti a Federico Marchini e a Matteo Bernardini. Nella categoria 2 si presenterà invece nella maglia di leader nell'ultima tappa Salvatore Talia davanti ad Andrea Nesti e a Walter Mori. Siamo passati con le immagini alla seconda partenza di giornata, quella riservata alle categorie A3, A4, A5, A6 e alle donne. Anche in questo caso in programma 14 giri del circuito ricavato nel centro di Vaiano, che misura 4 km 100 metri per un totale di 57 km 400 metri. Questo è il folto gruppo, che è composto dagli atleti delle categorie A3, A4, A5, A6 e donne. E li vediamo in questo momento, gli atleti che fanno parte di queste categorie dopo la conclusione della prima partenza. Questi atleti hanno un'età maggiore rispetto a quelle che abbiamo visto in precedenza. Lasciamo sfilare il folto gruppo, che testimonia l'ottima riuscita di questo quarto Memorial Riccardo Beccherini, valido come quarta e penultima tappa del nono giro della provincia di Prato, organizzato dalla Lega Ciclismo Wisp di Prato. Lasciamo sfilare questo folto gruppo, ancora siamo nelle fasi iniziali del circuito, che dovrà essere affrontato 14 volte anche da questi atleti. Lasciamoli sfilare tutti quanti. Siamo passati con le immagini da fermo nel corso del terzo giro di gara, gruppo ancora compatto. Lo vediamo in questo momento sfilare a grande velocità nel circuito ricavato nel centro di Vaiano per questa manifestazione organizzata dall'ASD Cicli Santoni e dalla Lega Ciclismo Wisp di Prato, che ha fortemente voluto questa bella prova qui a Vaiano anche per concludere alla grande. Ormai questa è la penultima tappa del giro della provincia di Prato riservato alle categorie amatoriali. Quarto giro di gara, un attacco solitario al comando, il dorsale 246 Graziano Papi, che sta guidando in questo momento la prova riservata alle categorie A3, A4, A5 e A6 donne. Ve li abbiamo visto anche dalle immagini il vantaggio nei confronti del gruppo. Qui abbiamo con il dorsale numero 305 Alessandro Baccianti, con il 238 arriva in questo momento Giorgio Trinci. Poi abbiamo visto altri atleti cercare di raggiungere questi due che stanno guidando l'inseguimento a Graziano Papi, che in questo momento si trova in testa alla corsa, ma vediamo il gruppo particolarmente vicino ed allora non lascia particolarmente spazio il plotone in queste fasi di gara. Siamo proprio all'inizio della prova riservata alle categorie A3, A4, A5, A6 e donne. Questo è il gruppo per quanto riguarda il quarto Memorial Riccardo Beccherini, quarta tappa del nono giro della provincia di Prato riservato alle categorie amatoriali ed organizzato dalla Lega Ciclismo Wisp di Prato. Questa prova invece è firmata in grande stile dall'ASD Cicli Santoni Val di Bisenzio Team Bike. Lasciamo sfilare il plotone, siamo nel corso, ricordo, del quarto giro di gara ed allora con le immagini siamo passati adesso
quando al termine mancano 6 giri, quindi ottavo giro di corsa, abbiamo un attacco, un drappello particolarmente folto al comando, con il 216 Davide Biagiotti, con il 208 Nicola Masiani, con il 228 Dario Ballati, con il 230 David Allori, con il 233 Fernando Marzilli, con il 232 Massimo Becattini, con il 229 abbiamo Luca Mengoni, con il 305 Alessandro Baccianti, con il 252 Adriano Casagrande, con il 217 Giovanni Gaiffi, con il 214 Carmelo Zingali, con il 301 Alessandro Fiesoli, con il 222 Luca Tarquini. Questi atleti hanno un vantaggio di circa 30 secondi nei confronti di un terzetto che è segnalato all'inseguimento, quindi si anima la prova riservata alle categorie A3, A4, A5, A6 e donne. Per quanto riguarda il quarto memorial, Riccardo Beccherini, come abbiamo visto nelle prova precedente, abbiamo assistito ad un arrivo in volata. In questo caso invece gli atleti hanno preso decisamente in mano la situazione. Questi atleti che stanno guidando in questo momento il quarto memorial Riccardo Beccherini hanno infatti un vantaggio di 30 secondi nei confronti di un primo drappello inseguitore segnalato. Sono 3 uomini segnalati all'inseguimento. Questo testimonia che per quanto riguarda queste categorie stiamo assistendo ad una gara particolarmente movimentata. Adesso andiamo a vedere chi c'è all'inseguimento. Con il dorsale 241 abbiamo Giovanni Ruscillo, con il 244 Gabriele Meoni, con il 251 Fabio Iacchi. Lasciamo sfilare anche questi 3 atleti che stanno inseguendo con un ritardo di 30 secondi nei confronti del drappello che guida il quarto memorial Riccardo Beccherini. Per quanto riguarda le categorie A3, A4, A5, A6, vediamo, c'è un allungo, un atleta che prova a sbarazzarsi della compagnia degli altri due, ma si riportano prontamente su di lui e quindi possiamo parlare di un terzetto all'inseguimento degli atleti al comando. Questo è il gruppo che è segnalato con un minuto di ritardo, quindi gruppo che ha perso notevolmente terreno in queste fasi di gara. 6 giri alla conclusione del quarto memorial Riccardo Beccherini. Per quanto riguarda le categorie A3, A4, A5, A6 e donne, cartello dei 6 giri al termine che verrà esposto proprio al passaggio in questo momento da zona arrivo, quindi per il gruppo diciamo che si mette male. Infatti adesso 6 giri al termine, circa 25 km alla conclusione, gruppo che ha un ritardo cospicuo, un minuto, anche se consideriamo che davanti c'è un folto drappello di circa una dozzina di corridori che quindi può fare velocità, può fare ritmo in questo circuito nervoso ricavato all'interno del centro storico di Vaiano. E con le immagini passiamo in questo momento al decimo giro di corsa. Ancora al comando il drappello di atleti che avevo segnalato in precedenza, anche se non si fermano gli scatti e controscatti in testa alla corsa. Abbiamo visto con il dorsale 208 Nicola Masiani cercare l'allungo, insieme a lui con il 214 Carmelo Zingali, vediamo anche con il 228 Dario Ballati, ma il drappello degli attaccanti vediamo in questo momento sembra ricomporsi. Abbiamo visto gli altri atleti che fanno parte della fuga che vi ho segnalato in precedenza cercare di rientrare sugli atleti che avevano cercato di evadere. Ancora non si è riproposto il ricongiungimento, ma come vi ho detto in precedenza questi atleti per il momento sembrano avere vita facile nei confronti del gruppo che ha perso notevolmente terreno, insegue adesso con un minuto di ritardo. Quindi come non è successo nella gara in precedenza, il gruppo ha lasciato fare. Siamo passati adesso a vedere proprio gli altri atleti che facevano parte della fuga, che hanno perso leggermente contatto nei confronti di chi in queste ultime fasi di gara sta cercando di allungare per cercare una vittoria, un successo che vale il quarto memorial Riccardo Beccherini e vale anche il successo nella quarta tappa del nono giro della provincia di Prato. All'inseguimento degli atleti al comando abbiamo ancora la fuga, il drappello scusate, che vi avevo segnalato al precedenza. 3 atleti, Giovanni Ruscillo, Gabriele Meoni e Fabio Iacchi, che inseguono con un ritardo di 40 secondi, quindi anche questi atleti ci sembra ormai difficile che riescano ad entrare nel gruppo che sta guidando questa quarto memorial Riccardo Beccherini. Drappello particolarmente folto al comando di questa
Trova riservata alle categorie A3, A4, A5, A6 e donne. Vediamo ancora passaggio di altri atleti. Si è praticamente frantumato il plotone. Possiamo parlare di gruppo solamente in questo momento. Gruppo che però adesso ha un ritardo che supera il minuto, e quindi ormai gruppo fuori dai giochi. Quando siamo ormai nelle battute finali del quarto Memorial Riccardo Becherini, la quarta tappa del nono giro della provincia di Prato, perfettamente organizzata questa bella prova dalla SD Cicli Santoni. Siamo tornati al comando. Ormai siamo nel corso del penultimo giro, dorsale numero 208, Nicola Masiani. Insieme a lui abbiamo Tarquini, Antonelli, Marzilli e Zingali. Questi atleti si sono avvantaggiati nei confronti degli ex compagni di fuga. Vi ricordo, ecco, siamo passati in questo momento al suono della campana, e quindi saranno questi 5 atleti che verosimilmente andranno a giocarsi questo successo nel quarto Memorial Riccardo Becherini per la prova riservata alle categorie A3, A4, A5, A6 e dalle donne. Lasciamo sfilare tutti gli altri concorrenti, c'è stata una notevole selezione per quanto riguarda questa prova, e quindi andremo adesso a vedere l'arrivo, verosimilmente un arrivo a 5 per, lasciamo, vediamo adesso i 3 atleti che sono segnalati all'inseguimento del drappello che in precedenza guidava compatto la corsa, ma come vi dicevo un arrivo a 5 per questa bella prova che va a, diciamo così, ad anticipare l'ultima tappa del nono giro della provincia di Prato. Siamo quindi anche nelle battute finali di questa bella challenge organizzata dalla Lega Ciclismo Wisp di Prato. Da allora siamo sul traguardo in attesa ormai della conclusione del quarto Memorial Riccardo Becherini. Vediamo anche il gruppo che ormai è segnalato con un minuto e mezzo di ritardo, letteralmente fuori dai giochi il plotone in questa prova, mentre nell'altra avevamo assistito ad un arrivo in volata. Ed allora ormai sul traguardo in attesa della conclusione del quarto Memorial Riccardo Becherini. Vediamo in questo momento la volata e va a vincere Dario Ballati davanti a Luca Mengoni, Nicola Masiani, Luca Tarquini e Lorenzo Parenti. Questo è anche l'ordine d'arrivo della categoria A3. Per quanto riguarda invece la categoria A4, successo di Cadriano Casagrande, abbiamo visto in precedenza davanti ad Andrea Brocchi e Giovanni Ruscillo. Categoria 5 che ha visto il successo di Alessandro Fiesoli davanti ad Alessandro Baccianti e Matteo Giudice. Per quanto riguarda la categoria A6, vittoria di Giovanni Loconte davanti a Dino Meattini e Alessandro Fogliazza. Per quanto riguarda le classifiche in vista dell'ultima tappa del giro della provincia di Prato, per quanto riguarda le classifiche A3, la maglia indossata da Dario Ballati davanti a Claudio Ciraldi e Gabriele Taddei. Nella classifica della categoria A4 guida Giorgio Baroni davanti a Giovanni Ruscillo e Natale Villoresi. Nella classifica A5 la maglia è di Alessandro Fiesoli davanti ad Alessandro Baccianti e Daniele Pieri. Per quanto riguarda la categoria A6, classifica generale guidata da Dino Meattini davanti ad Alessandro Fogliazza e a Renato Poli. Si archivia così il quarto Memorial Riccardo Becherini, gara organizzata dalla SD Cicli Santoni. Andiamo quindi a sentire le interviste che sono state realizzate dal collega Vitaliano Innocenti nelle fasi successive alla corsa. Dario Ballati, primo assoluto per quanto riguarda la partenza, la seconda partenza dall'A3 all'A6. Allora Dario, un percorso duro, un percorso difficile o per te è stato un percorso facile? No, un percorso impegnativo, anche perché non c'è modo di poter recuperare, e 14 giri, insomma, nonostante il chilometraggio sia corto, però è un circuito molto impegnativo secondo me. Dunque un circuito, diciamo, un po' così, un po' eliminazione, se si rimane staccati non si rientra. È difficile, anche se la parte di là dal paese è tutta in discesa, è col vento favorevole, però poi da venire qui all'arrivo è un po' impegnativo, quindi è difficile rientrare secondo me. C'era qualcuno che fra voi che tu temevi un po' di più? Ma sicuramente, quelli saranno tutti nella fuga e non si sa mai fin da ultimo cosa possa riservare, però insomma è andata bene, quindi sono contento. Dopo le belle immagini della corsa siamo con il presidente che ha organizzato questa bella manifestazione con la delle Cicli Santoni, Leonardo Santoni. Allora Leonardo, una bella manifestazione e anche un bel percorso. Sì, il percorso è sempre abbastanza duro, e infatti qui non si fa mai un gran numero di partecipanti proprio per questo motivo. Comunque
quest'anno siamo soddisfatti, c'erano 140 iscritti e niente, la gara è andata tutto bene, non c'è stato nessun tipo di problema. Voglio ringraziare un po' di collaboratori che ci hanno dato, insomma, ci hanno aiutato per lo svolgimento della manifestazione, a partire dal comune di Vaiano, e i carabinieri, e la pubblica assistenza e tutti, insomma, quelli che ci hanno aiutato perché tutto sia andato in maniera giusta, anche i ragazzi della nostra squadra. Niente, il sindaco di Vaiano, giustamente, che è il primo cittadino che ci vuole sempre abbastanza bene per questo sport. Via. Volevo ringraziare Giugni Stefano, che è il team manager del team Vaiano, delle ragazze, che ci ha dato una grossa mano quest'anno con tutta l'organizzazione per quanto riguarda striscioni, l'arrivo, insomma, la macchina della partenza. Niente, lo volevo ringraziare vivamente. Intanto siamo con Mancini, Gianpaolo Mancini, che è presidente della Lega Ciclismo Ispe della provincia di Prato. Ormai questo giro si va a concludere, domenica prossima ci sarà l'ultima tappa, la fatica comincia un pochino ad allentarsi. Gianpaolo, ancora è andato tutto bene? Sì, è stata una manifestazione, si può dire, splendida. Forse se ci fossero stati un pochino più partecipanti sarebbe stata ancora migliore, ma come ho avuto modo di parlare anche con il presidente della società organizzatrice, questo è un giro, purtroppo è un po' duretto, quindi non tutti i corridori sono portati a venire a fare questo tipo di manifestazione. In ogni modo, io credo che la manifestazione sia andata bene, abbiamo potuto usufruire di uno scenario splendido, perché come questa sera ci saranno una gara della Federazione Ciclista Italiana con le donne, quindi abbiamo potuto usufruire anche delle strutture qui, appunto, della gara che avverrà nel pomeriggio, quindi anche come scenario io credo che sia stato ottimo. Però il gruppo sportivo Cicli Santoni ha fatto le cose in grande, avendo due belle miss così, dunque è una cosa eccezionale. Questo dà un po' di caratteristica, una bella caratteristica sia alla premiazione sia a tutta la manifestazione, perché quando ci sono due splendide figliole a questa maniera credo che diano lustro a tutto. ROX, un nome breve per camminare più a lungo. Un nome breve per volare sempre più in alto.